Benvenuti su Rubrica Notturna, il canale che parla del lato più oscuro della nostra società. Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta nemmeno per difendersi. Trascorrere una giornata all'aria aperta e magari fare un picnic in riva a una cascata potrebbe essere il modo di passare il tempo ideale con qualcuno a cui si tiene. Ma se questo svago portasse ad un risvolto del tutto inaspettato? Sigla! Siamo nel 2008 e ci troviamo in una città rurale dell'Australia meridionale. È una città costituita in gran parte da terreni agricoli e folta vegetazione. Si trova a 350 km da Melbourne. Qui vi sono numerose miniere, tra cui argento, oro e piombo. La cittadina vive grazie all'industria agricola, a quella del legname e del turismo. Ha anche un club di corse di cavalli e per i golfisti c'è il Bakken Valley Golf Club. La città ha anche una squadra di football australiano. Il protagonista della storia di oggi è Julian Buckward e vive in una casa piuttosto piccola che si trova su di un terreno piuttosto ampio. Tuttavia, quest'area è per lo più costituita da cespugli e boschi, però in fondo alla loro proprietà vi è anche una bellissima cascata dove la famiglia si dirige spesso per trascorrere il tempo libero. A 20 minuti a nord di Badgery c'è un'altra città rurale chiamata Churchill, dove vive la ragazza del nostro protagonista Julian, una certa Caroline Watson. I due si erano incontrati 2 anni prima, in una chiesa che frequentavano entrambi. Erano molto cristiani e il loro programma era quello di sposarsi quando lei avesse compiuto i 18 anni. Martedì 4 marzo di quell'anno, Julian andrà a prendere la ragazza a casa sua. Quel giorno aveva deciso di fare un picnic nella proprietà del ragazzo, proprio dove c'era la cascata. Così i due in auto si dirigeranno in una strada sterrata che li avrebbe condotti all'interno del bosco, fino a dove appunto c'era questa cascata. A un certo punto, prima di svoltare, si troveranno davanti un incidente stradale, alquanto importante pare, sulla parte di strada che loro stavano lasciando. Julian lo farà notare a Caroline, ma la ragazza non ci aveva prestato troppa attenzione. In ogni caso, tenete a mente questo dettaglio perché sarà molto importante ai fini della nostra indagine. Comunque i due si trovano ancora sulla strada sterrata e ad un certo punto questa si aprirà su una radura ed è qui che si trova la cascata. Così parcheggeranno, scenderanno dall'auto e prenderanno il necessario per il picnic. Si posizieranno proprio davanti alla cascata e inizieranno a consumare il loro pranzo. Intorno alle 14:30 decideranno poi di ritirare tutte le loro cose e di tornare a casa perché avevano promesso alle proprie famiglie che sarebbero rientrati intorno alle 15. Tornando indietro però Julian si ricorderà dell'incidente che aveva visto qualche ora prima e così chiederà a Caroline se può andare a dare un'occhiata. Farà una leggera deviazione dunque, sempre restando nella parte della strada sterrata. Lei gli ricorderà però che devono fare in fretta se non vogliono tornare a casa troppo tardi. Ad un certo punto Julian è convinto di aver superato l'incidente che aveva notato prima, così fermerà l'auto e dirà alla fidanzata che farà una corsetta soltanto di qualche metro per tornare indietro e cercare di trovare proprio il posto esatto. Caroline è infastidita verso l'interesse che il ragazzo mostra verso questo incidente, però lo sprona ancora una volta di andare, ma di fare in fretta. Così Julian andrà di corsa, girerà l'angolo e ad un certo punto non sarà più visibile a Caroline, che rimane seduta in auto ad aspettarlo. A quel punto Julian è certo di trovare il posto giusto, quando ad un certo punto noterà un grosso animale nascosto fra i rami sul ciglio della strada. Ecco dove era probabilmente avvenuto il tutto. Forse un'auto aveva investito quell'animale ed era uscito di strada. Julian sposterà il ramo per vedere di che tipo di animale si tratti, ma ad un certo punto non vede più nulla. Caroline, che è ancora in auto, vi ricordiamo, sta diventando sempre più impaziente perché non vede ritornare Julian. Si volta a guardare dietro dal finestrino, vedere se il ragazzo fa la sua comparsa da dietro a quella curva, ma ancora non arriva. A un certo punto esasperata e ora anche preoccupata perché non lo vede tornare, decide di scendere dall'auto e dirigersi proprio nella direzione nella quale è andato Julian. Ad un certo punto Caroline però si troverà qualcosa davanti. Il suo cervello non riesce a elaborare che cosa sia, voleva solo voltarsi e scappare via, chiedere aiuto.
ma non ci riuscirà. La ragazza era letteralmente paralizzata dal terrore, così ad un certo punto quella cosa si dirigerà proprio verso di lei. Ma che cosa aveva visto Caroline? Continuate a seguirci. Intorno alle 15:30, la madre di Julian inizia a preoccuparsi del ritardo del figlio. Non l'aveva mai fatto prima, era sempre stato molto puntuale. La donna quindi uscirà di casa per aspettare il figlio e lo farà per circa una mezz'ora. Poi decide però di incamminarsi lungo la strada privata della sua proprietà, che conduce proprio alla strada principale, e si fermerà lì ad osservare la strada. Ad un certo punto sposterà lo sguardo sul recinto che delimita l'ingresso e noterà una bottiglia di plastica infilata nella recinzione. Non c'è motivo per cui quella bottiglia si trovi proprio lì. Si avvicina, la sfila dal recinto e si accorge che al suo interno vi è un foglio di carta ripiegato. A quel punto rovescia la bottiglia e cerca di far uscire questo pezzo di carta. Lo srotola e legge quello che vi è scritto. Ed è a questo punto che il suo cuore avrà un sussulto. Si porterà la mano alla bocca per non mettersi a urlare. La lettera era destinata proprio a un membro della famiglia e spiegava che cosa fosse successo quel giorno a Julian e a Caroline. La lettera aveva diversi simboli satanici. Ciò che c'è scritto al suo interno è quasi incomprensibile, perché la grammatica era terribile. Ma la donna capirà che nella lettera si diceva che i due ragazzi, così venivano proprio definiti, erano stati rapiti e che non avrebbero dovuto assolutamente chiamare la polizia. La lettera però non faceva menzione di che cosa fosse successo ai due e quale fosse il riscatto per farli tornare a casa. La donna però non sapeva che altro fare, così nonostante il divieto chiamerà proprio la polizia. Quando gli agenti arriveranno al suo posto, noteranno che in fondo alla lettera vi era una sigla. E in breve, questa faceva riferimento a un culto chiamato Le Nove Angoli, chiamato Ona, un gruppo dell'occulto. Questa organizzazione satanica appoggia le idee neonaziste, un gruppo che ha sede nel Regno Unito, ma che pare che si sia sparso un po' in tutto il mondo. Loro, pensate, credono che i cristiani siano i nemici del mondo e credono che devono essere distrutti per poter creare un nuovo ordine mondiale militaristico chiamato Imperium. Ma questi, se non bastasse, praticano anche sacrifici umani. Non vogliamo addentrarci troppo nella questione, però è importante per cercare di capire che cosa è successo a Julian e a Caroline. Dunque andiamo avanti. La polizia sulle prime non trarrà delle conclusioni. D'altronde, i ragazzi erano via da solo da un paio d'ore. Era difficile credere che in così poco tempo e senza una vera motivazione vi fosse un gesto di questa setta dietro alla loro sparizione. E oltretutto che avessero scelto addirittura di sacrificare questi due ragazzi. La polizia non è così convinta. Ma sarà a questo punto che la madre di Caroline farà sapere alle autorità che 10 giorni prima avevano ricevuto una lettera con dei simboli satanici nella quale si diceva di non chiamare la polizia. E infatti in quel momento non l'avevano fatto, dunque la cosa era stata probabilmente sottovalutata. Ma alla luce ovviamente dei nuovi fatti, ora quelle due lettere ricevute praticamente erano uguali e i genitori inizieranno davvero a preoccuparsi sulla sorte dei ragazzi. Ed è a questo punto che la polizia farà partire una ricerca massiccia, sia via elicottero che per terra, per cercare ovviamente i ragazzi scomparsi. Nonostante questo, nessuna traccia dei ragazzi verrà fuori. Trascorreranno giorni e la polizia ovviamente a questo punto si preparerà al peggio. L'11 marzo però succederà qualcosa di totalmente inaspettato. Sono già trascorsi 7 giorni dalla sparizione dei ragazzi. Un contadino si troverà lungo una strada secondaria di campagna, proprio vicino al parco nazionale che si trova a 250 miglia da Bakken. L'uomo sta guidando su questa strada dove in entrambi i lati ci sono gli alberi, quando a un certo punto si troverà davanti due giovani che camminavano ma erano quasi barcollanti, tanto che cadranno sul ciglio della strada. L'uomo si accosterà, ma senza scendere dall'auto. Chiederà ai ragazzi come stanno, che cosa gli è successo. A quel punto i due faranno sapere che sono Caroline e Julian e che hanno bisogno di aiuto. L'uomo a questo punto non esita e li porterà direttamente all'ospedale più vicino. Presto così sarà avvisata ovviamente la polizia, che appresa la notizia si dirigerà immediatamente dove sono stati ricoverati i due ragazzi. Ovviamente sono sotto shock, ustionati dal sole che li aveva colpiti per 7 giorni e poi erano anche pieni di punture di insetti.
Hanno lividi e graffi, ma quello che è certo è che non sono comunque in pericolo di vita. I poliziotti faranno poi sapere che comprendono il trauma che hanno subito, ma hanno necessità di capire che cosa gli sia successo, dove sono stati in tutti quei giorni e soprattutto chi li ha voluti tenere prigionieri. Se poi ad essere coinvolti è il gruppo dell'ONA, dovevano sapere se quei satanisti si aggiravano nel parco, se altre persone potevano essere in pericolo. Così i ragazzi verranno separati e ognuno potrà raccontare la sua versione dei fatti, di ciò che è successo negli ultimi 7 giorni. E il loro racconto sarà incredibile. Giulia dirà che 7 giorni prima, quando era tornato a piedi per vedere l'incidente che aveva causato quell'animale, vi ricordate? Giulia si era chinato per togliere il ramo dell'albero e vedere che tipo di animale fosse morto, ma in quel momento aveva udito un rumore dietro di sé e, mentre si voltava, aveva avvertito un colpo molto forte alla testa. A quel punto Julian aveva perso ovviamente conoscenza e poi, quando si era risvegliato, si era ritrovato al buio più totale. Intorno ovviamente c'era ancora la foresta e si era accorto che non indossava vestiti, aveva i polsi e le caviglie legate. Anche la sua vita era legata ad un albero con una corda. Julian però non sa assolutamente che cosa gli sia successo. È confuso e spaventato. Si guarda intorno e non vede nessuno. Poi nota che sotto delle foglie vi è un coltello. Che cosa ci faceva quel coltello lì? Forse era una trappola, era stato lasciato appositamente perché lui lo vedesse. Appena si fosse liberato il suo rapitore forse lo avrebbe ucciso. Julian non ha scelta e, senza pensarci 2 volte, prende quel coltello con entrambe le mani e inizia a tagliare le corde che gli legano sia le caviglie che la vita. All'ultimo riesce a liberare anche le mani. Finalmente Julian è libero. A questo punto inizia a raccorrere con il coltello ancora con sé. Caroline, a quel punto, se vi ricordate, era scesa dall'auto per vedere che fine avesse fatto Julian, che non faceva più ritorno. E a quel punto si era trovato davanti un uomo incappucciato e vestito di nero. L'uomo le si era fatto contro, ricordiamoci, questo è il resoconto che sta facendo Giulia, ma sono già trascorsi 7 giorni dal fatto, quindi Caroline ha davanti questo uomo, la colpisce e lei cade a terra, stramazzata. A quel punto, intontita la ragazza, sente che l'aggressore gli sta legando sia i polsi che le caviglie, poi le mette una benda sugli occhi e lì a terra, da quella posizione, Caroline non può vedere nulla, sente però che l'uomo gli si allontana. Poi sente anche tornare, forse lo stesso uomo con un'auto. Qualcuno apre la portiera e poi si sente sollevare e viene letteralmente gettata all'interno del bagagliaio dell'auto. Trascorreranno diverse ore sdraiata in quella posizione legata e nuda. Caroline ha un gran dolore agli arti. Dopo un viaggio che le pare davvero interminabile, sente che l'auto si ferma e il guidatore scende, aprirà il bagagliaio, la solleverà e poi la getterà a terra. Caroline a questo punto è accecata dalla luce, sono ore che vedeva soltanto il buio all'interno della macchina. Vede lo stesso uomo di prima, che ha il passamontagna in testa, la prende dai polsi legati e la trascina senza minimo ritegno dritta nel bosco. Caroline riesce solo a pensare che lì a breve sarebbe morta dentro quel bosco, senza che nessuno potesse aiutarla. Poi però ad un certo punto l'uomo prenderà dall'auto anche una pala e gliela mostrerà, iniziando a scavare una buca. A quel punto la ragazza pensa davvero che da lì a poco sarebbe morta e convinta che l'uomo stesse proprio facendo la sua tomba. Il suo aggressore impiega diverse ore a scavare quella buca. Alla fine risulta profonda, ma che cosa sta succedendo? A questo punto il rapitore prenderà di nuovo Caroline e la getterà dentro, alla buca. È così alta che la ragazza non riesce neanche a vedere al di là di questa e inizia a pregare, perché a questo punto sa che la sua fine è arrivata. Invece l'uomo ritira la pala dall'auto e si allontana. Caroline non poteva credere che l'avesse lasciata in vita e a questo punto, se vi ricordate, avevamo lasciato Julian correre via nudo dalla sua prigionia. Sta urlando il ragazzo per cercare aiuto, qualcuno che lo possa sentire, anche se sa che potrebbe sentirlo anche il suo aggressore. Pensa anche alla sua ragazza, non sa che fine abbia fatto, dove è stata portata, che cosa le aveva fatto quell'uomo. Sarà solo in quel momento che sentirà una voce che conosce molto bene. È la voce di Caroline. Lo sta chiamando. Quando il ragazzo si avvicina alla buca, non può credere ai suoi occhi. Dentro vi è la sua ragazza, legata e terrorizzata.
Julian si getta subito all'interno della buca, l'aiuta a liberarsi dalle corde che gli tenevano legati i polsi e le caviglie. Nonostante ora sia libera, Caroline però non ha le forze di stare in piedi. Erano troppe le ore che era stata ferma in quella posizione. Julian l'afferra, cerca di issarla sull'apertura di quella buca e finalmente escono. A stento tiene la ragazza e insieme iniziano a correre. Julian poi ricorda che vicino lui aveva trovato un coltello, quindi forse l'uomo aveva lasciato ancora qualcosa per loro lì intorno. Ed infatti è proprio così, perché ad un certo punto vedrà un sacco a pelo vicino ad un albero e al suo interno c'era cibo e acqua. Non crederanno ad una fortuna del genere, non ci penseranno molto, afferreranno i viveri dal sacco a pelo e inizieranno a correre. E così trascorreranno altre 48 ore, nelle quali di giorno cercavano ovviamente di camminare il più lungo possibile, anche se ovviamente erano scalzi e nudi, le condizioni all'interno della montagna non erano così favorevoli e oltretutto si trovavano in una zona che non conoscevano. Qui le piante erano più rade e il sole cocente del giorno gli bruciava la pelle, per questo quando verranno trovati erano praticamente ustionati tutti e due. Ovviamente di notte poi le temperature si abbassavano molto e cercheranno di ripararsi proprio con quel sacco a pelo che gli era stato lasciato. Erano convinti che se non si fossero fermati prima o poi avrebbero raggiunto un posto abitato, qualcuno che potesse soccorrerli. Ma con orrore, dopo quei 3 giorni di estenuante cammino, si renderanno purtroppo conto di essere tornati al punto di partenza. Proprio lì dove c'era la buca dove era stata sepolta Caroline, ma dopo il primo attimo di sconcerto noteranno che quella di tornare sul luogo da dove erano partiti era stata una fortuna. Eh sì, perché vicino ad un albero questa volta noteranno di nuovo uno zaino. Increduli, si avvicineranno e scopriranno che al suo interno vi erano addirittura i loro vestiti, quelli che gli erano stati tolti al momento del rapimento. C'era poi anche del cibo e ancora dell'acqua e persino una mappa della zona. Ora, perché il loro rapitore li stava aiutando con quei generi di prima necessità? Forse da un momento all'altro sarebbe tornato e così i ragazzi, senza pensarci, prenderanno lo zaino e ovviamente scapperanno via. Cammineranno così per ben 5 giorni. Subendo ovviamente il caldo terribile del giorno e congelandosi invece durante la notte, ma alla fine, grazie a quella cartina che avevano trovato nello zaino, riusciranno ad arrivare a quella strada dove verranno notati da quel contadino che li aveva portati subito in ospedale. A questo punto la polizia avvierà una ricerca massiccia in tutto il parco per trovare qualche indizio che li potesse ricollegare all'uomo con il passamontagna. O qualcuno comunque di quell'organizzazione satanica. Ma a questo punto le autorità non troveranno nulla nonostante le tante ricerche. Vedranno solo il buco in cui era stata prigioniera Caroline, la pala con cui era stato fatto il buco, la corda che la legava e il nastro adesivo. Tutte queste prove saranno ovviamente esaminate, ma ciò che emergerà stupirà non poco le autorità. Infatti ogni oggetto si scoprirà appartenere a Julian e a questo punto per le forze dell'ordine le ipotesi potevano essere solo due. O il rapitore aveva preso tutti questi oggetti prima del fatto a casa di Julian, oppure Julian ovviamente era coinvolto con il rapimento. Ma lui non era una vittima come Caroline? Andiamo avanti e cerchiamo di fare chiarezza. La polizia quindi interrogerà Julian per sapere che tipo di coinvolgimento abbia all'interno della storia, ma se sulle prime il ragazzo smentirà ogni partecipazione al fatto, dopo molte pressioni da parte della polizia, inizierà a spiegare come erano andate in effetti le cose. Il 4 marzo, il giorno in cui Julian e Caroline erano scomparsi, come da programma erano andati alla cascata per consumare un picnic, ma Julian aveva detto alla ragazza che aveva notato un incidente su di una strada laterale. Al rientro del picnic, se vi ricordate, Julian si era voluto fermare per poter guardare quell'incidente, vi ricordate? Era sceso dall'auto e si era diretto a piedi per vedere che cosa fosse successo, perché con l'auto era passato oltre, ma in realtà questo incidente non c'era mai stato. Aveva usato quella scusa solo per poter uscire dall'auto, pensate, e lasciare Caroline lì da sola. Così sapete che cosa farà lui? Girerà l'angolo, si nasconderà dietro a degli alberi e indosserà gli abiti del rapitore. Sì, è proprio Julian. Metterà il passamontagna, tirerà fuori da dove gli aveva nascosti la pala, le corde, il nastro adesivo e si dirigerà verso Caroline. Quando sarà vicino all'auto, vedrà che la sua ragazza si trova già fuori. Così l'aggredirà
le toglierà gli abiti, la legherà e, come già sappiamo, la metterà nel bagagliaio dell'auto e guiderà addirittura per 6 ore. Ma se vi state chiedendo come mai Julian ha commesso un atto di quel tipo, fingendosi anche lui una vittima, continuate a seguirci e tra poco ci arriveremo. Quando sarà al posto designato, Julian prenderà Caroline dal bagagliaio, la trascinerà dentro il bosco e la farà assistere mentre, come già sappiamo, scaverà la buca dove poi l'avrebbe lasciata. Voleva, insomma, che la ragazza fosse terrorizzata e che credesse che da lì a poco l'avrebbe uccisa. Ma come sappiamo, invece, la lascerà lì per diversi giorni. Julian a un certo punto si toglierà anche lui gli abiti del rapitore e, nudo, con il coltello in mano, farà credere alla ragazza di essere fuggito anche lui dal suo aggressore. Poi troveranno lo zaino con i viveri e si incammineranno per trovare qualcuno che possa soccorrerli. Ma per tutti questi 7 giorni di cammino, Julian sapeva esattamente dove si trovavano e quando torneranno indietro e scopriranno di essere al punto di partenza, era stata una mossa premeditata da Julian, che aveva organizzato anche lo zaino con i viveri che gli sarebbero poi serviti nei giorni successivi. A questo punto vi ricordiamo che Julian sta raccontando tutto alle forze dell'ordine e quando gli chiederanno se Caroline fosse a conoscenza di questa messa in scena, fosse d'accordo, lui risponderà di no. Dirà che la sua ragazza tutto il tempo era stata spaventata perché pensava di essere braccata dal rapitore. A questo punto la polizia chiederà al ragazzo perché avesse inscenato tutto questo. Lui racconterà che la sua famiglia è molto religiosa e che i ragazzi non potevano praticare sesso se non dopo che fossero sposati, ma siccome il matrimonio tra i due si sarebbe svolto da lì a un anno, lui non poteva più aspettare. Così che cosa aveva fatto? Beh, aveva inscenato questo rapimento dove, per la maggior parte del tempo, sarebbero stati nudi e da soli nella foresta. Avevano solo un sacco a pelo e Julian sperava che durante la notte, così vicino e infrintoliti, lei si sarebbe lasciata andare. Ma ovviamente ogni volta che Julian chiedeva a Caroline se potevano stare insieme, lei, nonostante la tragica situazione, nonostante il freddo, non aveva mai acconsentito perché sapeva che i suoi genitori non avrebbero approvato. E così, dopo 7 giorni di rifiuti, Julian farà in modo che fossero trovati dal contadino, che in effetti poi li aveva aiutati a chiamare i soccorsi. Durante il processo del rapimento resterà fuori su cauzione. Così, pensate, non ancora soddisfatto di tutto quello che aveva combinato, escogiterà addirittura una fuga in India. Si pitturerà la pelle di scuro e si tingerà addirittura i capelli e poi cercherà di procurarsi un passaporto indiano. Ma ovviamente sarà preso, sarà estradato in Australia e processato nel 2009. Julian verrà dichiarato colpevole di rapimento e di altre accuse minori e dovrà scontare una pena di 7 anni e 9 mesi di reclusione. Purtroppo non abbiamo notizia su come abbia reagito Caroline di fronte a questo atto compiuto proprio da qualcuno che diceva di amarla. In ogni caso, giustizia è stata fatta. Ci auguriamo che Caroline in qualche modo sia riuscita a lasciarsi questa terribile vicenda alle spalle e che oggi sia una ragazza felice. Pensate alla paura che deve aver vissuto per tutti quei giorni e scoprire che era proprio il suo fidanzato, la persona di cui si fidava e con cui avrebbe voluto fare una famiglia. Era stato proprio lui a inscenare tutto. La cosa più assurda poi era stata la motivazione che aveva spinto Julian a fare tutto questo. Almeno in questo caso nessuno ci ha rimesso la vita. Grazie anche oggi per essere arrivati fino a qui. Se non lo avete ancora fatto, vorremmo chiedervi di iscrivervi al nostro canale, ci aiuterebbe a mandarlo avanti. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Anche Nico vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo video. No, devi dire, alla prossima indagine! Grazie, grazie per averci seguite fin qui. Le Crimeber chiudono e sempre vi ricordano... Occhio alle stranezze!